mattina sei plastiche facciali, tieni. Sei plumbeo. E tu, Azzilliche, non ti preoccupare che sto andando bene. Fammi concentrare. Ti vengono poco plumbeo, Rococo. Killer lo sono stato anch'io, Beato. Come te. Avevo 20 anni. Ora sto fermo, però eccedo. Questo è il potere. Poter star fermi e allo stesso tempo eccedere. Sto pazzo, che fa? Perché non fai quella magia che fai sempre? Quella che ci materializzi davanti sorti di riso. Majorana, ma tu stai parlando? Ma non avevo detto che potevi parlare soltanto i giorni dispari? Quanto tengo? 11 di minima e 400 di massima. Tengo una pressione che è un mistero. Sarà stato il polpettone. Dunque! Maro di Dio, qua, dopo 20 anni di armoniosa collaborazione, pare che io sia stato tradito. Tradito da uno dei Fantastici Quattro. Ma non si tratta di mia moglie, te lo dico subito. Si tratta invece di uno di questi tre. Uno che io ho raccolto da dentro a una cacca puzzolente e che ho fatto progredire. Il progresso. Questa lunga e ardua strada che porta fino a me. Manella, ma tu lo sai che cosa ha detto quel fedente di merda che neanche il nome riesco a dire? Lo sai come mi ha tradito? Questo lurido si è permesso di dire che ultimamente io, Umahatma, sarei un poco ingrassato. E dove? Qui, sulle spalle. Ma ti rendi conto? Ma chi è stato questo stronzo? Se l'acchiappo materializza una palla di riso e gliela tiro in faccia. Ma è un'accusa priva di... Parole sane. La mia vita è stata un'orgia di generosità. Ora tu... che sei un sicario con le palle a forma di parallelepipedo, mi devi indovinare chi è stato. E me lo devi uccidere adesso, con grandi allioni, davanti a me. Lo posso prendere un poco di questo formaggino? L'avevo detto che eri un fine psicologo. Vieni qua, mostacciola, accendi questo sigaro, va.